Salve a tutti, sono lieto di presentarvi l'evoluzione del Tini 3 Vision, il Tini 3 Ultra Vision. Il Tini 3 Ultra Vision è uno stabilizzatore triassiale per mirrorless o reflex fino ad un peso massimo di 2,5 kg. Rispetto al Tini 3 Vision presenta 11 funzioni rispetto alle 4 precedenti ed inoltre abbiamo come principale novità lo sgancio rapido incluso all'interno della struttura, di modo tale da poter risparmiare in termini di peso e di dimensioni, ed inoltre abbiamo la base che è già profilata per poter essere inserita direttamente nello sgancio rapido del vostro cavalletto. Il Tini 3 Ultra Vision presenta nella parte frontale un bottone dedicato al REC, un bottone funzione che spiegheremo, un bottone menu, un bottone per un interruttore elettronico ed un joystick di controllo. E ha anche un OLED dove sarà indicato il profilo attuale usato e lo stato della batteria. La batteria è molto piccola e leggera ed entra ad incastro nel manico. Appena vi arriva, il Tini 3 Ultra Vision è già pronto all'uso. Dovete solo e unicamente bilanciare la vostra camera. Meccanicamente, dal punto di vista elettronico, non ha bisogno di alcun bilanciamento o alcuna regolazione. Infatti si autoadatta ad ogni tipo di peso che voi gli mettiate. Prendiamo la camera, inseriamo la camera all'interno dello sgancio rapido, facciamo sì che non cada né in avanti né indietro, quindi slittiamo la camera avanti e indietro sullo sgancio rapido. Quando otteniamo che la camera non cade né in avanti né indietro, serriamo lo sgancio rapido. Dopodiché incliniamo la camera di 45 gradi verso l'alto. Deve rimanere in ogni posizione ferma. In questo caso torna indietro, ciò significa che il baricentro è alto. Quindi andiamo a svitare la manopola di regolazione alla sinistra della camera e solleviamo il baricentro di un po', finché in pratica non rimane in ogni posizione ferma come in questo caso. Per la regolazione dell'orizzonte cade a sinistra, andiamo a svitare la manopola che sta in pratica dietro al display della camera e lo faccio semplicemente più a destra, finché in pratica non rimane dritto e vado poi a stringere. L'ultima regolazione è quella in pratica che vi si trova sopra al manico, cioè vi è una manopolina. Se il cade in pratica verso dietro, se la parte di dietro insomma è più pesante rispetto a quella di avanti, andiamo a slittare sulla regolazione più avanti. Il bilanciamento è stato effettuato in pratica in 30 secondi. Dopo aver eseguito il bilanciamento meccanico, bisogna accenderlo. Per accenderlo basta pigiare sul bottone di accensione per circa 3 secondi. Il display poi vi darà la conferma dell'avvenuta accensione. All'accensione siamo nel profilo 1, che è segnalato come follow view. Questo profilo in pratica è il profilo di default che segue solo a destra e sinistra, mentre in alto e in basso rimane dritto, in pratica non segue sull'asse del pitch. Se pigiamo due clic, sul display appare la scritta follow pitch e follow view. In pratica vi seguirà in alto e in basso e a sinistra e a destra. Se vado a premere tre clic sul bottone menu, ottengo in pratica l'effetto slider, cioè non mi segue su nessun asse. Se tendo a mettermi in questa posizione, posso effettuare dei movimenti tipo questo, lineari, per simulare uno slider. Con 4 clic, 1, 2, 3, 4, entro nel profilo Extreme. In questo profilo il Tini 3 Ultra Vision vi seguirà in ogni movimento voi facciate, anche a destra e a sinistra, su e giù e anche sull'asse orizzontale. È tipo un profilo che simula, insomma, come se voi siete a mano libera, un movimento molto sporco. Ok? Se invece premo 5 clic, 1, 2, 3, 4, 5,
Entro nella modalità follow pitch, cioè non vi segue a destra e a sinistra, mentre vi seguirà in alto e in basso. Serve questo tipo di movimento, di profilo, per fare dei movimenti lineari mentre la camera va su e va giù. Questi che vi ho elencato sono i 5 profili di funzionamento. In questi 5 profili di funzionamento potete inoltre attivare 5 funzioni tramite il bottone funzione. Quindi in ogni profilo voi siate potete attivare le funzioni. Quindi come prima funzione, se mi muovo con il joystick per fare delle panoramiche, posso premere un click per far tornare il gimbal perfettamente dritto. Mentre con due click, se mi posiziono in questo tipo di posizione, posso premere due click e mi farà un movimento automatico di roll. Questo movimento è possibile effettuarlo anche col joystick nel profilo 3. La terza funzione, molto importante, è anche per poter pubblicare delle storie sui social oppure per fare dei movimenti mentre per riprendere magari la parte posteriore mentre magari correte in avanti, basta premere 3 click, 1, 2, 3. Ed entra nella modalità selfie per youtuber o vlogger, oppure è possibile insomma effettuare delle immagini della parte posteriore mentre mi muovo in avanti, magari è più agevole. Ok. Per ritornare dritto basta premere un click. La quarta funzione, se in pratica posiziono il tini in questa posizione, posso premere 4 click, 1, 2, 3, 4. Il gimbal si posiziona in verticale e posso effettuare dei video in verticale. Funzione molto richiesta per i nuovi video che insomma girano sui social. Se posiziono il gimbal su una base o su un cavalletto, posso attivare la modalità timelapse con 5 click sempre sul bottone funzione. Posiziono il gimbal nel punto di arrivo, premo 5 click e lo posiziono nel punto di partenza. Io ho settato un tempo di 10 secondi per poter effettuare il movimento, però il tempo naturalmente è regolabile. Mi effettuerà insomma il movimento che io ho programmato con il joystick. Il Tiny 3 Ultra Vision si interfaccia con PC, Mac e anche con Android e iPhone. Il Tiny 3 Ultra Vision nasce per i professionisti del settore, infatti è un prodotto molto leggero in fibra di carbonio di quasi 900 grammi, quindi consente un uso prolungato del prodotto. L'impugnatura è molto ergonomica e viene trattata con una vernice soft in modo da regalarvi un ottimo feeling con il prodotto. Il prodotto gode di assistenza illimitata e di garanzia per 2 anni lavorativi con ricevuta fiscale e 1 anno con fattura. Vi ricordo che nel caso in cui il bilanciamento meccanico per la fretta, nel caso in cui cambiate ottica, non sia perfetto, il Tiny 3 Ultra Vision, a discapito di un maggior consumo di batteria, funziona ugualmente. In questo caso è perfetto. Se lo vado a sbilanciare, se tipo usiamo delle camere insomma più pesanti, lo vado a sbilanciare o cambiamo ottica, vado, in questo caso tende verso l'alto se lo lascio, se vado ad accendere il Tiny 3 Ultra Vision mi funziona comunque e vi permette anche di lavorare per tutti gli angoli e di fare anche riprese raso terra, come in questo caso, per fare riprese dal basso. Se lo vado a spegnere possiamo vedere che insomma l'ottica cadrà verso il basso.